Vorrei invitare Massimo a venire al microfono. Vieni Massimo. Ciao ragazzi. Hey. Non mi conosco nessuno? No. Ah, ci abbiamo un sacco di cosette. Allora mentre voi fate questo io dico due cosette? O lo facciamo adesso? Chi legge qua? Allora, vediamo un po'. Ah, questo qui io l'ho rivisto. Allora, senza nome nessuno escluso. Fan Club Piazzano, applauso a voi. Grazie ragazzi, Ce ne abbiamo un altro ancora. Però non dovevo leggere io. Non dovevo leggere io. Chi legge? Siccome che sto cercando. Grazie. Pace a tutti. Pace e bene a tutti. Grazie. Chi ce l'ha mandato questo? Alessandro, un po' di luce non ce l'abbiamo qui, Poi vediamo un po' questo, Intanto nel frattempo che cerchiamo di capire, Andrea, cerchiamo perché i miei occhiali sono Andrea, capito? Allora, preferisco essere vinto contro il muro a dorso nudo che cantare la vittoria protetto da uno scudo. È pure questa, è andata. Occhio per occhio, grazie. Grazie. Grazie, Stefano. Allora, abbiamo fatto? Ci abbiamo qualche altro bigliettino? L'hai letto tutti, Ricca? Penso di sì. Penso tutti. Bene, allora facciamo velocissimi. Che ore sono? Non lo so. Guardate un po' la batteria. Guardate un po', fate un applauso. E a volte gli allievi superano i maestri. Vabbè, faccio corta. Ringrazio il Rotary Club Bolsena Ducato di Castro per averci invitato. Grazie ragazzi, so che vi siete fatti in 13.000 pezzi per cercare di organizzare questa cosa e noi siamo contenti di avervi dato una mano, anche perché poi vi ricordo che questa serata è per beneficenza, per delle borse di studio per dei ragazzi, per cui insomma cerchiamo di aiutarli pure noi. E in fondo poi troverete nel corridoio il nostro materiale che va all'Associazione Agosto per la Vita, per la lotta sul cancro e la ricerca. Soprattutto ringraziamo Rosanna Fantuzzi, la compagna di vita di Augusto D'Olio. E poi qui c'è uno con una macchinetta fotografica. Dove è andato a finire? Eccolo qua, questo qui, questo signore si chiama Stefano Kelly, fa parte dell'Associazione Agosto per la Vita. Ed tante fotografie che vedete dei nomadi sono sue. Stefano Kelly da Firenze, grazie Stefano di essere venuto. Grazie Stefano. Un grosso applauso al nostro fan club diretto da Roberta Filoscia e da tutti gli amici che sono lì, Stefano, Pietro, vabbè, non mi ricordo di tutti, però dopo vi bacio a tutti. Io vorrei anche fare da parte mia e da parte nostra un grosso applauso e un grosso abbraccio a Lorenzo Cantarini e Didier Jack, a Riccardo Ruio, ad Alessandro Presti e a Francesco che sono venuti tutti a vederci e stare qui con noi. Tutte le luci e tutto l'audio che avete sentito è quell'uomo laggiù, la Raffa Record, il nostro fonico che da anni è con noi, Alessandro Pagliaccia, e il tecnico delle luci Giorgio e chi ha lavorato dietro alle quinte. Nel nostro disco che avete sentito gli arrangiamenti e tutto quello che ha curato un po' i suoni stanno laggiù in fondo, non li vedo perché non ho le luci. Eccoli là, Giovanni Pompei e Giordano Fioco, che ci hanno aiutato in questo cammino del nostro sogno inedito. Compratelo, compratelo se volete, chi non ce l'ha, perché poi ve l'ho detto, è un piccolo, una piccola cosetta che va a chi non è stato fortunato e c'ha qualche problemino, non è stato fortunato come noi. E noi cerchiamo con la medicina e con lo studio di dargli una mano affinché possa, non dico guarire, ma comunque stare qui e combattere. Oh, bene, penso che poi dovrò chiamare qualcheduno, però adesso io vorrei presentarvi questa band di amici che vi ricordo, anzi ve lo dico,
quest'anno sono 10 anni che i Fiori Neri sono qua, e quest'anno vi inviteremo, se riusciamo ad organizzare una cosa bella, al nostro decennale. Non sappiamo come, dove, quando, ma lo faremo. Alla mia destra il mio amico Andrea Concarella, al basso. Alla mia sinistra Christian May, alla chitarra. Quello laggiù con la cuffia e il ricetto. Hai capito come? Viterbese, eh? Il mio amico Leonardo Rossi. E ha finito il concerto senza far esplodere nient'altro. E oggi l'ha visto tutti i colori, tra l'elettronica. Fa parte della vita. Alla batteria c'ero io, ma non ci sono più. Però Elena Fratini alla batteria, stasera è un esordio per lei con i Fiori Neri. Forza Elena, dopo ti do il voto. Ok. Il batterista titolare invece lo conosciamo tutti. Capo. Batterista anziano. Anziano, certo. Certo. Massimo Stendardi. La voce che avete sentito stasera nelle piazze che faremo quest'estate e anche nel disco è del mio amico Riccardo Bizzi. Allora, c'è Deborah che sale sul palco. Sei solo tu, Deborah? Chi c'è che sale sul palco con te? Loro sono quelli che hanno organizzato questa serata e si sono veramente adoperati. Michele Saraca, Massimo D'Ascenzi e Deborah D'Ascenzi. Attenta alle scale che sono pericolose. Eccoli qua, i ragazzi del Rotark Club Bolsena Ducato di Castro. C'è pure il vestito, eh? Diciamo, dai. Ve li lascio, ragazzi, un applauso a voi. Grazie ai Fiori Neri e a Lorenzo Cantarini per averci accompagnato in questa serata. Grazie a tutti i numerosi sponsor che hanno permesso appunto di realizzare questo piccolo evento così importante per il nostro club, in particolar modo anche allo Studio 4, che non trovate all'interno dei flyer, ma che ha per concesso la realizzazione della mostra che trovate nel foyer. Grazie a tutti voi e ancora grazie a questi straordinari artisti che ci hanno accompagnato. Grazie a Michele Saraca, a Deborah D'Ascenzi, perché in prima persona si sono spesi e si sono fatti in 13.000, come dicevano appunto, per la realizzazione di questo evento. Grazie al vicepresidente del club Fabrizio Camilli e grazie a tutti voi, veramente di cuore. Soprattutto, scusate, giustamente mi ricordano, grazie a Pierangelo Mezzabarba, Chiedo Venia. E un applauso. Grazie di nuovo. Scusate un attimo, Lorenzo, se vieni su che facciamo l'ultimo pezzo insieme. Non so dove sei, vieni su. Grazie pure a Pierangelo Mezzabarba che non so dov'è. Grazie per essere stato qui. Lorenzo, se vieni cominciamo. Cielo. Ma un bimbo che ne sa, sempre azzurra non può essere l'età. Poi una notte di settembre mi svegliai, il vento sulla pelle,
mio corpo il chiarore delle stelle. Chissà dov'era casa mia, e quel bambino che giocava in un cortile, io vagabondo che sono io, vagabondo che non sono altro, soldi in tasca non ne ho, ma lassù mi è rimasto Dio. Sì, la strada deserto mi sembrava la città, ma un bimbo che ne sa, sempre azzurra non può essere l'età. Come il sole del mattino, chissà dov'era casa mia, e quel bambino che giocava in un cortile, io vagabondo che sono io, vagabondo che non sono altro, soldi in tasca non ne ho, ma lassù mi è rimasto Dio, vagabondo che sono io, vagabondo che non sono altro, soldi in tasca non ne ho, ma lassù mi è rimasto Dio. Grazie mille, a presto e buona musica a tutti, ciao!